Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Jurassic World Evolution. Allora, in questo episodio andiamo avanti col santuario di Claire. Creeremo tanti bei nuovi dinosauri e saremo massacrati dalle tempeste mai viste così tante in così poco tempo. Ma non aggiungo altro, buona visione. Oh, finalmente rieccoci qua su Jurassic World Evolution e facciamo il santuario di Claire. Allora, sono andato un po' avanti da solo per gli affari miei, sbloccando ricerche, eccetera, eccetera, cose futili. Mi sono reso conto, però, di un problema. I dinosauri hanno iniziato a morirmi. Di conseguenza, se mi dovessero morire i dinosauri della missione, dell'ultima missione che sto facendo, devo rifare tutto da capo. E quindi devo ricominciare a bestemmiare da capo. Non mi sembra il caso, quindi andiamo avanti e speriamo bene. Ok, allora, stanno per arrivare la bellezza di tre dinosauri nuovi. Tre dinosauri nuovi e casualmente qua abbiamo delle gabbiette già fatte. Ok, sta per arrivare un BRI. Spero che sia un brachio. Non lo so. Sì, portami il dinosaurio e dove cacchio lo buttiamo? Buttalo qua. È uguale. Tanto poi vedremo che... Anzi no, lo vediamo subito che roba è. È il barionice. Porca pera. Quello là sarà Stegosauro o Stegimoloch? Boh, non lo sappiamo. Dove cazzo lo metto? Butta qua. Allora, so già che qua rompicoglioni di barionici vuole tanta acqua. Quindi va bene. Allora, lo stego è un problema. Ok, facciamo arrivare anche, vabbè, il carnuccio lo conosciamo. Ok, ah, ecco, vedi, stego. Allora, mettiamo subito una mangiatoia per i pesci a sto rompicoglioni. Vabbè, per ora ti metto una mangiatoia normale. E questo che cazzo era? Ah, questo era il carnuccio. Il carnuccio ci mettiamo un po' più un qui, grazie. Toh, te la metto qui. Ok, a lui gli va tutto bene. Allo stego, no, non gli andrà tutto bene, infatti. E a questo gli va tutto bene. Allora, lo stego, quanti ce ne voleva di sti rompicoglioni? 25? Ok, solamente 5, dai, cosa vuoi che siano? Incuba dinosauro, subito. Ok, se tutto va bene, tra un minuto... Sì, no, dovrebbe andargli bene, ho voglia. Anche a carnuccio va bene tutto. Dicevo, intanto ultimamente mi sono fatto un po' di roba qui, mi sono messo dei negozietti e tutte cose. Così almeno sono contenti, Lord. Allora, ci manca un secondo, ok, dovremmo aver concluso. Ottimo. Sembrano davvero a loro agio nei nuovi recinti. Ora diamo il via al tour giurassico. Così gli altri potranno studiare dal vivo i dinosauri. Oh. Imparare non deve essere una noia, giusto? Potrebbe essere una seccatura. Ora dobbiamo esserlo anche noi. Ok, mica mi costi l'ira di Dio però, eh. Oh, ce l'abbiamo fatta, viva Dio. Allora, il tour giurassico, come, dove e perché? Ok, abbiamo il tour giurassico, abbiamo la possibilità di metterlo dove cazzo lo metto. Ok, possiamo mettere il tour giurassico e credo, suppongo sia come le girosfere. Ok, abbiamo fatto il tour giurassico, stavo per andare a vedere ma non si può a quanto pare. 1.700.000, ottimo! Wow, insomma, che dire? Oh, wow. Abbiamo sbloccato tante belle cose. Il ok. Sta prendendo forma. Ho sempre creduto in questo aspetto della visione di John Hammond. Anche Simon Masrani ci credeva. E oggi vorrei tanto che entrambi fossero qui per vedere tutto questo. Perché sarebbero orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato. Dal profondo del cuore, grazie. Ben fatto. Inizia a essere tutto più accogliente. È come il luogo precedente, ma con meno urla. Perfetto, abbiamo una trasmissione in arrivo. Sì, okay, certo. Cabot Finch mi sta col fiato sul collo. Mi hanno concesso la possibilità di salvare i dinosauri. E senza il tuo aiuto non ce l'avrei fatta. Quindi grazie. Ma quelli della Fondazione Hammond vorrebbero aprire il santuario a un pubblico ancora più ampio. Ok, abbiamo un po' di cose. Guadagnare 500 al minuto? Sì. Nessun malus, nessun erbivoro con... ok, un dinosauro per tutte le specie erbivore disponibile con... ok. Tra poco i visitatori entreranno. Ma questa volta sarà tutto perfetto. I visitatori immagino. Saranno al sicuro, i dinosauri anche. E tutti saranno felici. Ci siamo.
Aspettavo questo momento. Portiamoci a casa questo successo. Ok, avete finito di parlare, di farvi i cazzi vostri, io c'ho da fare. Ok, finalmente possiamo liberare sti due rompicoglioni. Ciao Stego. Sì, c'è il tuo collega di là che abbiamo dovuto sopprimerlo perché stava dando di matto. Quindi tu vedi di non farmi girare i cogliombari. Grazie. Sì, ok, ti abbiamo già visto. Ok, finalmente, finalmente possiamo mettere... Ah, questo ci permetterà di... Ah, ok. Di aggiungere ancora uno slot. E qua ci metteremo questo? Ma sì, mettiamoci questo, dai. La Fondazione Hammond ha deciso di aumentare la sua fetta. E si aspetta che d'ora in avanti tu le garantisca questa percentuale. Grazie, sono contento. Ecco, ci abbiamo pure una tempesta adesso. Perfetto, quietato praticamente sempre. Adesso no. Allora, regola numero 1, elicottero ACU e mi distruggi 1 e 2, che sono i più pericolosi. Perfetto. Siamo già nella... merda. No, è gioco, ma non mi puoi disintegrare la capocchia in sto modo. Ah, ok, è finita, bene, meglio. Ok, vediamo un po' com'è sto tour, giura. Oh! Ciao, autista. Sì. Oh, carino, dai. Ah, praticamente sei a bordo di un camion. Tu sei al compenso. Sì, va bene. Carino, però. Gioco, grazie. Ok. Ah, è sempre la stessa tizia, va bene. Sì. Aspettavo qualcosina di meglio, eh. Cambiamo. Ah, ecco perché. Un dinosauro in un altro recinto o sulla terraferma. Carino. ACU sono preposte a questi compiti. Sì, non vedi un cazzo te, ma va bene. Ok, mamma mia, che eccessi. Che brutti. Potevano farli un po' meglio. Io sento cose intanto, eh. Ah, è il cancello che si apre. Carino, dai. Vabbè, ma è coperto? No, non è coperto. Vabbè, dai, comunque non è brutto, eh? Anzi... È possibile che il terreno sia accidentato in alcuni punti. Si prega di mantenere la cintura di sicurezza sempre allacciata. Ecco, ma noi siamo sbarazzini e la cintura di sicurezza non ce la mettiamo. Ok, sì, vabbè, tipo girosfera, ma col camion, vabbè. Sì, oddio, non è male. Non è male. L'unica cosa è che qua se un dinosauro ti dà un colpo dentro finisci zampa all'aria. La girosfera invece no. Magari a fuochi, ma vabbè, dettagli. Dettagli. Carino lo scorcio così. Bello, potresti finire anche in copertina, forse. Ok, allora, per la cronaca mi sono fatto delle altre gabbie qua, perché i dinosauri io adesso li divido. Anche perché così come erano messi non combaciavano. Perfetto, non vedevo l'ora. Ah, che due palle. Ma guarda, non avevo dubbi. Io stavo veramente guardando questo. No, vabbè. Carnuccio, tu invece? Dove sei Carnuccio? Cazzo, ah, eccolo qua. No, vabbè, ma vedo che ha comfort. Insomma, non siete messi... malissimo. Cioè, ma porca troia, però. Ma dai, ma non ci credo. E vaffanculo, lo credo. Beh, se van là non è male, non c'è niente. Oh, sono stato tranquillo fino adesso. Adesso succede il finimondo. Vabbè, quella gabbia è vuota, però mi seccherebbe ugualmente, eh. Gioco, mi stai devastando tutto, palle comprese. Immaginavo. Guardalo. Basta, dai, ma mi hai spaccato tutto. Ah, alleluia, grazie, ce l'abbiamo fatta. E infatti, guarda un po'. Sì, riparami tutto, ripara tutte cose qua. Ottimo, ci siamo placati, posso chiudere i rifugi? Grazie. E ok, siamo pronti a liberarci questo kentrosaurino. Ciao, buongiorno, benvenuto nel mio parchetto. Questa non è la tua gabbia, ma è una gabbia di passaggio, mettiamola così. Ciao, spinuto. Ok, wow, sì, l'intelligenza non... ecco, appunto. Ok, vabbè, guarda un po', non avevo dubbi. Ah, pure in tre dovete essere, rompicoglioni. Vabbè, uno lo stavo già preparando, ne faremo un altro.
Ok, liberiamoci sta coppietta di Kentros. Anzi, no, non posso liberarli perché c'è rompicoglioni lì davanti. Il gioco non me lo fa fare. Perfetto. Poi ditemi se non mi deve incazzare. Ok, liberiamoci i nostri Raptor. Credo che potessero stare in tre, eh? Non lo so, non mi ricordo. Ciao, Raptor. Non è la tua gabbietta questa, quindi placati. Ecco, non rompere il cogliombari, eh? Mi raccomando. Ok, allora stendiamoli subito alla velocità della luce perché sono cattivi questi. Ho capito. Nonché fetenti. Ah, possono stare in due anche. Vabbè, meglio. Ok, liberiamoci i nostri Polacanthus. Sì, sono due perché uno da solo non può stare. E di conseguenza stendimeli, grazie. Ok, abbiamo una bella tempesta in arrivo e io ho mandato subito una squadra a segarmi questi tre imbecilli qua. Il che vuol dire che non arriveranno mai più. Ok, la tempesta è passata, ottimo. Senza fare danni oltretutto. Toh, butta lì il Trixie. Ok, nel mentre quei Raptor mi si sono presi il Covid a quanto pare. Che odio, aggiungi attività. Ok, per ora ci fermiamo qua. Sì, è più difficile, più lento rispetto a tutti gli altri. Difatti su 2 ore di registrazione 10 minuti e mezzo di video più o meno. Ottimo, perfetto. Vabbè, pazienza. Nel prossimo episodio cercheremo di andare avanti quanto più possibile e vedremo cosa ci dice il gioco di fare. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!